Salve gente, io sono Riperco, io non si è capito un cazzo, non lo sapevo. Salve gente, io sono Riperco, io il primo video del nostro let's play di Minecraft sulla 1.7.1. Oh mio Dio, la voce mi gala, è risalita. Ok, benissimo, siamo qui su appunto la scrivata iniziale perché volevo creare il mondo con voi, rinominare il mondo con voi, mettere un seed a caso con voi e premere il tasto single player con voi. Mettiamo anche italiano già che ci siamo. Dai, c'è sta... che cazzo di lingua sono? Afrikaans. Credo di saperlo che cos'è questo, è l'africano. Questo è l'arabo, questo è katala, cestina, praticamente butti le cose dentro il secchio. Cimdab, dance, deusk, Australian English, Canadian English, English, tutti sti English, esperando, mondo. Che cazzo urti, esperanto? Che cazzo? Spagnolo. La madonna, quanti spagnoli esistono? Comunque andiamo verso l'italiano perché non mi va di leggere tutti questi fantastici epici linguaggi. Le traduzioni potrebbero essere non accorda accendo sti cazzi. Ok, giocatore singolo, perfetto. Creiamo un nuovo mondo. Sopravvivenza, ovviamente. Altre opzioni. C'è il mondo super piatto che non farei mai perché ci stanno alberi. Comunque, biomi grandi, amplificato. Non va bene, solo per divertimento richiede un computer potente. Potrei metterlo, ma poi è troppo impicciato, mi piace troppo. Normale, va benissimo. Ok, strutture, sì, ovviamente. Trucchi. No, metterò dopo più avanti. No, scherzo. Casa bonus la mettiamo perché non voglio perdere tempo. Il sene per iniziare questa zombie. Ok, perfetto. Non ho dato il nome al mondo. Fanculo, lo rinominerò più avanti. Fa niente. Dove cazzo siamo? Ah, mio Dio, lag. Mi lagga. Oh, scat. No, scherzo. Ok, benissimo. Siamo qui nella foresta oscura, a quanto pare. Credo sia... cosa sono? Di pappagalli? Sono... papaveri, non so perché li chiamo pappagalli, però dettagli. Ah sì, allora, questa skin è una skin provvisoria. Perché ho questa skin? Perché praticamente, non so che cazzo è successo, non mi dava più la mia skin su Minecraft. Non lo so, mi dava solo quella di default. Quindi, niente, ho provato a rifare la mia, non ci riuscivo. Quindi ne ho presa una a cazzo. Non so, perché è un coso mezzo emo col cappuccio, non me ne fotte niente. E nulla, quindi visto che non ho più la mia vecchia skin, questa skin non è che mi piace tanto perché è tipo troppo sporca, non so come spiegarvelo, è troppo... in questi giorni provvederò a costruirmene una da zero da solo perché, cioè, scusa, deve essere personale, più personale di così. Va benissimo, intanto c'ho sta manica rossa a quadrecci che mi fa tipo le cose belle, eccetera, eccetera. Ah sì, le impostazioni di Minecraft che uso sono queste. E dovrebbero essere tutte al massimo, tranne il V-Sync perché mi dà fastidio, 60 fps io ne posso vedere. E sto registrando con Fraps e non con Action perché... oddio, l'audio? L'audio è giusto? Benissimo. E non con Action perché praticamente Action l'ho perso. L'ho perso insieme all'hard disk. Intanto la cesta si era nascosta qui dietro. Pensavi di sfuggirmi, piccola puttanella? E invece non ci sei riuscito. Via, torcia di merda. Ok, vediamo cosa ci può offrire il mondo. Oh, un piccone fa... Perfetto. Allora, questa foresta oscura mi piace un sacco. Adesso, non so se questo è dark wood. Dovrebbe essere un nuovo tipo di legno. Oppure mi sto sbagliando, non ne ho idea. Sì, dark oak wood, che praticamente ci dà i pezzetti di cristo de legno ancora più, come si chiamano, neri, più scuri. Invece questi sono così e quelli sono cos'ha. E no, è un coso di legno caruccio, dai, ci può stare, ci può stare. Qui c'è una specie di baita fantastica, mi piace. Oh, lì c'è tipo una... bello sto posto. Mi gusta la gasolina. Fammi una gazzolina. Intanto devo prendere questa cesta perché mi sta rompendo il cazzo qui davanti. Non mi rompo. Ah, la mia salivazione sta salivando. Nel senso che sto salivando un sacco. Intanto ho preso 7 fiori perché volevo trasformarli in rosso di rosa. Rosso di rosa. Sta pecora è una merda, deve morire. Ok, uccidiamo più pecore possibile, compresi i maialini, perché i maialini ci danno la carne. Lo so che non muori veramente e vai nel paradiso per poi risuscitare. Maialini merda. Ok, dai, vieni qua. Vieni qua, piccolo ragazzo. Non so se il mio microfono si senta bene perché non ho manco fatto una prova. Quindi se si sente male, beh, sti cazzi. Cioè, nel senso, no, sti cazzi. Ricomincio il video da capo. Però sarebbe una cosa brutta perché dopo aver trovato questo fantastico posto incredibile, bello bello, è un po' un dispiacere. Vieni qua, pecorella. Ok, ho due pezzi di lana lanante. Che lana le lani, le lanette che lanano. Ok, questa foresta oscura mi sta dando al cazzo perché io voglio trovare un bioma diverso dalla foresta oscura. Perché la foresta oscura... aspetta, la foresta oscura è un bioma nuovo. Primo bioma nuovo, fantastico. Ci siamo spawnati dentro. Perché foresta oscura? Perché non si vede un cazzo lì dentro. Dicami, guardate la differenza da qui e lì. Questo è luminoso e qui non si vede un minchio. Un minchio. E praticamente spawnano, diciamo, mob più facilmente. Siamo su normale. Mettiamo normale finché... un funghi gigante, mio Dio! Bellissimo. Prendiamo anche i funghi giganti. Mi piace, mi gustano. Mi gustano i fungas.
cosa mi ha colpito? Scusa. E da Dio! Oddio! Cos'è sta merda? Cosa sei, merda di... Muori, zoccola! Oddio, è una strega! È una strega! Oddio, le pozioni! Oddio, le pozioni! Cos'è? Cura istantanea! Non mi morire! C'era una foto da strega! Perché? Per quale motivo? Ma dove cazzo è spunata? Non siamo vicino a una... Aspetta, c'è una palude qui vicino, perché... Non è possibile! Com'è successo? No, non me ne capacito. Che cazzo... O non ho letto tutti i changelog, eccetera. Non è che... Oddio. Ok, da quello che ho capito, da questo spawn improvviso di piccole nonnette cattive, ho appena capito che praticamente anche nella foresta oscura spawnano le streghe. Log, non va bene! Vieni qua, puttana, lo so che mi vuoi amare. Ecco. Oh, rompiti tutto legno, tutto mio, tutto mio. Uno per uno. Uno per... Sì, ogni tanto potrà laggare perché c'è Frax che rompe coglioni. Cioè, fa delle cose pax, Frax, piebia così, al volo e lagga. Ma perché Frax, ragazzi? Perché Frax? Per il resto vado sui 100 FPS. Perché Frax diventa che fa? Oddio, basta, io odio i miei FPS con Frax. Cioè, li guardo, penso, oh mio Dio, sono così bassi, adesso mi viene da piangere. Invece no, come che sono abbastanza... Vabbè, dettagli. Basta parlare di cose tecniche. Adesso saliamo qui sopra. Oddio, è tutto scuro qui, non c'è un altro... Oddio. Ah, ah. Lui è... le particelle ho visto, fantastico. Fantastico. A quanto pare, queste pecore del cazzo non si spostano. Allora, questa è una gigantesca foresta oscura, piena di malvagità, perché la foresta è maruvagia. È maruvagia. Sì, sto correndo sopra una foresta di cose malvagie. Ok. Oh mio Dio, è gigantesca, è ampissima. Io vorrei andare tipo di là, perché credo che sia quello il posto in cui sono spawnato. E poi c'è una montagna, è bellissimo. Adesso, non so se i chunks sono al massimo, quelli che stiamo... Sì, sono al massimo, ma non mi sembra far a me. O è far? Cioè, io pensavo che far fosse più lontano, tipo come se buggano le cose. Ah, ah, un attimo, io sto giocando sulla pre-release, Non sto giocando su una Minecraft 1.7 che uscirà domani, ma sto giocando alla pre-release perché mannava di far video. E poi visto che una pre-release è praticamente identico a quello che dovrà uscire, quindi non ci preoccupiamo. Intanto ho una fottuta pozione di guarigione istantanea. Chi quando comincia il gioco senza neanche una spada riesce a ammazzare una strega per prendere una fottuta pozione di guarigione istantanea? No, vostra mamma non può farlo. Ecco, io sì, però io posso. Ok. Abbiamo qualche... No, c'avevo un ca... Ok, facciamoci tipo una workbench. Oddio, mi fa strano avere questa skin Puxolo Trax3LL. Che cazzo ho detto? Ok, scendiamo qui. La mia voce cala intanto, perché la mia voce è tipo una shihala. Shihala, shihala. La mia voce hala, hala. Morite qui, piccole mucchine. Ti voglio bene. Vieni qua. Ok, anche tu. Obiettivo, ribalta la mucca. Sì, nomi di obiettivi a cazzo. Ah, guardate qui, c'è tipo nella chat. Posso cliccare qui? No, non ci posso cliccare. Posso guardare gli achievementati. È una cosa che mi piace abbastanza. E vediamo se tipo come si faceva? Tipo per vedere impostazioni raccolta dati. Che minchia vuol dire? È super secret. Non ci cliccherò più. Ok. C'era? Io sono sicuro che ci sia un'opzione per vedere le conquiste. Ecco, eccole. Allora, cercherò di farle durante appunto let's play. Solo c'è un piccolo problema, piccolo. Ma ho un piccolo minuscolo problema del cazzo. Il problema è che quando si aggiorna Minecraft spariscono questi achievement del cazzo e non li puoi più trovare. Quindi non so se riuscirò a farli, ma io spero di sì, vero maialino? Sì, maialino, visto che lui mi segue. Non è come te che ti metti lì sempre all'angolo da solo a pregare, puttana. Ok, ok. La foresta oscura è molto scura. Intanto c'è stata la musica di Minecraft, che è musica che fa. Ok, abbiamo mangiato i nostri 3 panini trovati nella cesta iniziale. E questi sono altri nuovi fiori che sono fantastici, ragazzi. Le decorazioni per la casa sono epicamente epiche in questo fantastico versionello Minecraftoso. Vieni qua. Tutte piantine nuove. Sono eccitato al solo pensiero di vedere piantine nuove tutte colorate dentro la mia casetta. Oh mio Dio, tutte rosa. No, aspetta. Tutte. Oh! Ah no, sei un drop. Pensavo fosse un altro tipo fiore piccoletto io. Ok, questa è una fantastica grotta con 20.000 persone dentro. Ok, se faccio casa mia qui, intanto voglio salire sopra la montagna per vedere tipo il panoramas. Perché vorrei andare tipo a infilarmi dentro quel buco lì, perché a noi i buchi piacciono. Sono un po' come le patate. Eh già.
I buchi sono... Ok, perfetto. Allora, tipo, andiamo qui sopra, troviamo qualcosa. Ok, lì c'è la savana. Non è una savana, è un coso. Ah, è quello di... Oddio! Questo è lo spawn, dove sono spawnato. Quella è la savana! Bella! La savana è tipo il bioma che mi piace di più al mondo. Non so perché. Qui ci sarà la mia baita oscura della morte. Sì, l'ho chiamata così. Non so perché. Mi piace il nome, ok? Va bene? È tipo, vivrò qui per sempre. E poi, qua e lì farò un collegamento fiumicinoso che praticamente ti porta lì. E poi lì un altro tunnel. Oh mio Dio, i progetti si avviano. Tanto sappiamo tutti che morirei del Nether di nuovo con tutte le cose di diamante e poi ricomincerò le spree perché sono un coglione. No, non è vero, non lo farò più. Neanche se muoio 20 volte nella lava con il piccone con fortuna 46, non ricomincerò mai più il let's play. Cioè, ho fatto anche rima. E chi non fa rima è pure gay. Yeah, basta. No, non facciamo queste cose qui intorno. Ah, volevo dirvi un'altra cosa. Allora, avete visto che tipo YouTube si aggiorna in questi periodi, no? E sta tipo... Allora, YouTube, adesso vi spiego la logica dell'aggiornamento di YouTube. YouTube, caruccio. Perché c'aveva le stelline, c'aveva tutte le cose normali, come sempre. E... Oddio, forse alcuni di voi non sanno neanche che YouTube una volta aveva le fottute stelline al posto di mi piace. Eh sì, quelli sì che erano i tempi delle stelline. Quel tipo c'aveva i 30 stelline. Ok, basta. Del tipo funzionava così. C'aveva le stelline, c'aveva la grafica personalizzabile. Tipo, al massimo potevi modificare la trasparenza di un pezzetto di angolo in culo a Madonna. Potevi far così, no? E praticamente era una cosa abbastanza figa. Te facevi così, te facevi BG. I BG praticamente erano potentissimi. Potevi mettere la trasparenza del BG al minimo, cioè proprio zero, che non si vedeva un cazzo, si vedevano solo le scritte. Per poi metterci uno sfondo di Dio e cose varie, no? E da lì, tipo, era così YouTube. Poi dopo si è modificato e potevi mettere, cioè, chi era partner poteva avere il banner sopra, eccetera, eccetera. Il canale era tipo una cosa più. Perché notte? Non va bene! Ok, tipo, dove cazzo comincio a farmi la casetta? Qua? Oh, io direi di qua. Cioè, guarda che carino. Poi c'è qui il carbone. Dai, andiamo! Tuffo 360. Era così, no? Era abbastanza personalizzabile. Era una figata. Ci piaceva. Era un po' sempliciotto come sito, però alla fine. Cioè, te facevi tutto. Ci cioè, facevi la storia. Se te facevi uno sfondo per canale, era del Dio. Sei di capace. Se non eri capace, faceva schifo. Ma comunque, è così. Poi più avanti, hanno fatto qualche aggiornamento qui e là. Che hanno modificato cose piccole che non se ne notavano neanche. Hanno aggiunto i mi piace e i non mi piace che. Ma ci stanno pure, non è che sono brutti, ci stanno bene. È un aggiornamento anche abbastanza obvious, cioè ormai Facebook ha controllato il mondo e quindi mi piace e non mi piace devono starci per forza praticamente, perché se non c'ha, se un sito non c'ha mi piace e non è un sito. Così, questa è la mentalità di oggi. E comunque hanno messo quello e hanno messo la grafica Cosmic Panda, almeno io la conosco con questo nome, che è quella grafica praticamente con dove c'era il canale come era una volta, quindi non come adesso con un mini banner, ma praticamente potevi avere il banner quando eri partner e cazzate varie, quindi c'era tutto. Era abbastanza carino, era meno personalizzabile di quello vecchio, però era abbastanza carino. Dopo un po' uno ci si abitua, era bello perché ti metteva i commenti, cioè nella pagina home-osa di YouTube c'erano sia i commenti che appunto i messaggi privati, e quindi non dovevi fare un casino per andare a leggerli, leggevi e eri felice, eri come una Pasqua a Natale a luglio, praticamente eri felice così. E quindi vedevi tutti i messaggi, era abbastanza comodo, e tu con calma te li andavi a vedere cliccando a cazzo. Adesso YouTube ha fatto un nuovo aggiornamento, che è questo qui, che è una merda, perché hanno cercato di farlo diventare più un social network, che è una merda, cioè fa cagare ragazzi, l'hanno collegato a Google Plus che non si capisce un cazzo, perché te per cambiare l'immagine, l'avatar, devi andare su Google Plus e cambiarlo lì l'avatar, possono cambiare tutti il nome come cazzo vogliono, fai conto, io mi chiamo PincoPallino97X Pro Snipers 111, posso chiamarmi cacca, e un'altra persona può chiamarsi uguale a me, e quindi è un casino della Madonna, quindi è così. Poi i banner, chi è partner non può più mettere il suo banner parperizzato, quindi non può essere unico. Poi non si possono. Non si può fare un cazzo. Per leggere un messaggio devi andare su il coso del canale, fai gestione video. Da gestione video vai sulla dashboard, vai su posta in arrivo e da lì forse riesci a leggere un commento o due di quelli che ti lasciano. Perché non li dice neanche tutti, e quindi è una gran cacata. È una gran cacata, sto diventato toscano. Toscano, toscante, che tosca, le toschine, che toscana l'allino. E quindi è un po' così, è un po' una cacata.
Ah, e in più mi stavo per scordare, era il motivo principale per cui ho aperto questo discorso. Hanno fatto in modo che se una persona guarda il mio video e non commenta e non mette mi piace. Ah! No, 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 no. Fate conto, no? Io guardo un video di Pinco Pallino 1123, no? Però non commento i suoi video e non metto neanche mi piace. Dopo un po' che seguo Pallino Pinco 2390X Pro Snipers, le feed di YouTube non mi riportano più i suoi video. Quindi se io non metto mi piace e non commento i video di Pinco Pallino, i video di Pinco Pallino non verranno più mostrati sulla mia homepage di YouTube. E quindi è un po' una cagata. Perché? Perché praticamente se voi adesso non mettete like e non commentate un video di qualcuno, quel qualcuno piano piano sparirà dal vostro sito youtuboso. E quindi praticamente l'unico modo per vedere i loro video è andare sul loro canale e praticamente mettere mi piace e commentare, così almeno vi appariranno sulla dashboard, non sulla dashboard, sulla home page, e pian piano si recupererà tutto il tempo perduto nel non fare un cazzo. Adesso io so che a spiegare le cose non sono capace, ma in poche parole, cazzo, mettete like e commentate, se no i miei video non vi appariranno più su YouTube. Ed è una cosa abbastanza triste, sia per le persone che magari seguono i miei video, però non gli vado a mettere mi piace perché hanno il culo pesante, e sia per gli YouTuber, perché praticamente da 3 mesi, 2 mesi, le visualizzazioni dei video in generale sono diminuite come le madonne quando volano in mezzo ai prati. Perché l'ho detto, non lo so, però mi sembrava una cosa abbastanza simpatica. Intanto io dentro casa mia ho un fungo gigante. Ecco, se voi, oddio, un giorno metterò la facecam, perché quando io mi fermo in questo modo e parlo, faccio gesti, indico lo schermo, ma voi non mi vedete perché io sono Rippa, il paxo, paxatore che paxa le paxosità, paxanti. Allora, qui abbiamo tipo la peonia. Che nome è la peonia? Ok, tipo, decoriamo casa mia. Voglio le peonie in giro. In giro per casa. Comunque hanno fatto una gran cazzata, perché secondo me, nel senso, non è una cazzata, è una cosa che dovrebbero mettere. Che praticamente, se noi piantiamo la peonia, prima è una piccola peonia, quindi tipo occupa solo un blocco. E dopo un po' cresce gigante. Rompi il blocco e te ne dà due, così per moltiplicare i fiori. Gesù lo faceva coi pesci e noi lo facciamo coi fiori. Io non capisco, Gesù, avevi tante cose da moltiplicare, perché non hai moltiplicato la patata? Proprio il pesce dovevi moltiplicare. Gesù, non si fanno queste cose. Ok. Non so perché sto piazzando fiori a cazzo, però mi diverto. Questo cos'è? Un papavero alto, alto. Ma la peonia te fa il culo. Oh yeah. Questi fiori sono rimasti uguali. Sono bellissimi questi qua. Questi sono rimasti uguali. Vergognatevi, vergognatevi alla grande. Ma se tipo comincia a fare gioco. Ma se tipo io c'ho pure le cose per far letto, ma non lo faccio perché sono un coglione. Ok, devo fare così. Legno squarferrato. Che cazzo? Legno raffinato. Squarferrato io, che cazzo dico? Ok, del tipo lo mettiamo qui e ci facciamo il letto. Ecco, non mi veniva il nome della cosa che dovevo fare, ma sono dettagli. Ecco, qui abbiamo il nostro fantastico letto e tra poco si farà giorno, esploreremo un altro po' e poi faremo finire il video perché sta continuando da tipo troppo tempo e adesso basta. Ho mangiato una mela. Ho un sacco di carne. Di carne. Perché parlo in toscano? Non lo so. Oh. Ma che asso è? Ma che asso? Basta. Perché ogni tanto mi prende. Non ho idea. Poi non è che lo faccio bene e quindi sembro toscano. Lo faccio a cazzo, quindi. C'è gente che mi scrive nei commenti, ma sei toscano, Ippa? No, no, io abito a Roma. Abito a Roma da quando sono nato. Cioè, non a Roma. Vicino Roma, verso il mare, stiamo lì, tipo, vabbè. Comunque, cioè, abito lì da tantissimo, quindi non è che mi metto a parlare in toscano quando esco fuori con la gente. E il tipo che devo fa? Ah, sì, devo pensare alla chest. E dovevo dormire. Ma dovevo fare anche qualcos'altro. Ah, ok, ho fatto la fornace. Devo posizionarla, tipo, facciamo qua. Quanti bei fiori che ci sono qui in giro. Ah, tutto coccoloso. Ok, e cuociamo la carne. Le costolette di maiale cruda. Ok, andiamo tipo qui dentro. Una volta, tanto tempo. Dove cazzo sta? Ah, ce l'ho addosso il letto. Oddio. Una volta, tanto tempo fa, io Rippa pensavo che praticamente dormendo il grano e le cose nelle fornaci crescevano subito. Ma poi ho scoperto che non era così e ci sono rimasto de merda. Ok, dove cazzo sta la mia fornace? Mi perdo qui dentro, è tutto uguale. C'è un creeper lì in fondo. Potrei andare a ucciderlo. Lo faccio? Lo faccio? Lo faccio? Mi serve la potenza però, e per la potenza intendo una spada di roccia. Quindi
Quindi andiamo lì in fondo. Andiamo a killare un creeper. Oddio, sembra strano Minecraft così. Sembra tipo un Minecraft con le mod. Tutto. So che stai qui vicino. Lo so che ci sei. Puttanella, vieni qua. Sei sparito. Lo so che sei qui vicino. Dove? No, è sparito proprio. Non c'è più il creeperino. Creeperino, non c'è più. Non c'è proprio più. Questo è il lago master dove farò praticamente tutte le cose epiche del mondo. Ma questo non ci interessa. È molto bello visto da quella montagna dall'alto. Perché non so perché mi ispira proprio. E da dentro è normale. È un posto caruccio, diciamo, dove vivere. Guarda quanti bei fiori, quanti funghi giganti. Oh mio Dio. Non mi piace questa cosa. Quando noi andiamo su parti coperte, le nuvole diventano nere e anche lo sfondo. Secondo me è una grande cazzata, perché non è che se noi andiamo sotto un tettuccio il cielo diventa grigio. Non è normale, quindi dovrebbero risolverla perché è una cagata. Qui c'è un deserto, vicino al deserto c'è la savana ed è una figata la savana. Specialmente gli alberi della savana. Adesso andiamoci vicino. Corriamo verso di loro. Facciamo tipo i jump 360 9911. Qui c'è un fiumiciattolo che passa qui. È collegato a casa mia. Oh mio Dio, questo fiumiciattolo è collegato a casa mia. Quindi io praticamente potrei prendere la barca da casa mia, farmi tutto il fiume fino... Figata. Figata anche la pecorella. Ok. E poi secondo me anche questo legno è troppo rosso. Cioè dovrebbero metterlo leggermente più scuro all'interno, perché alla fine hanno messo la texture esterna grigia, che non è un cazzo, e dentro rosso a cazzo di cane. Ma vabbè, questi sono dettagli. Spero che si migliori più avanti. Ah, non mi piace anche il fatto che questi alberi, se sono troppo vicini a biomi normali, diventano tipo verdi. Non so, sono un pochino bruttini. E sto sapling è una merda. E vabbè, tanto sono sicuro al 100% che cambieranno la texture di questo sapling, perché fa cagare. Vabbè, dettagli, andiamo avanti. Magari a qualcuno piace, adesso vi siete offesi e mettete dislike. Lì c'è una canna da zucchero e vado a prenderla adesso. Ah, c'è anche l'erba alta, che è una cosa epica. Mi piace un sacco, specialmente se tipo devono fare delle mappe ov ambientate nella giungla, nella savana più che altro, non nella giungla. E vabbè, andiamo avanti, esploriamo un po' il posto. Oh, così, così. Ah, mi piace anche il fatto che hanno detto che praticamente nel prossimo aggiornamento di... Cos'è questa? Una cascata dentro il buco? Epico. Nel prossimo aggiornamento di Minecraft non ci saranno, diciamo, aggiornamenti, diciamo... Che cazzo dico? Oddio! Ambientali, ma ci saranno aggiornamenti dei mob, quindi nuovi mob, a quanto pare, e cose del genere. E se succede, è una cosa buona, perché uno, al prossimo aggiornamento, quindi nell'1.8, non dovremo cambiare mondo, e non lo cambieremo mai, forever and ever, 1.1.1. Poi devo abbassare l'audio del cazzo che mi sto... Vabbè, no, no, no. Ok, impostazioni, suoni, audio, perché la musica, adesso... Praticamente se noi, non so, mettiamo start, cioè si blocca, non continua come una volta. E pace. Quindi, niente, cosa dicevo? Ah sì, che aggiorneranno i mob, quindi non dovremo cambiare mondo, non dovremo andare lontanissimo per trovare qualcosa, e quindi è una cosa buona. Ok, hanno cambiato anche le texture pack, cioè le texture, sì, della canna, oppure no? Oppure sì? Oddio. Ragazzi, era più verde prima. Vabbè, non ne ho idea. Non ne ho idea. Allora, questa qui è una fontanella che non ha praticamente senso averla qui in mezzo al deserto, ma dovrebbe, da quello che ho letto nei commenti di qualche mio video, indicare che qui vicino ci sia tipo una piramide. Ma io non ci credo. Quindi l'unico modo per scoprirlo è andare in giro e trovare una piramide. Se non la troviamo, beh, era una cazzata. Allora, qui dentro non c'è nulla. C'è solo un fottuto epico deserto. Ah, in più tipo avranno... Un cazzo si dice? Rimpicciolito? Si può dire? L'oceano? Perché era troppo grande una volta, come vi ricordate. Tipo ci mettevi le ore per andare da tipo... Mi impappino! Per andare da una parte all'altra. Adesso tipo l'hanno rimpicciolito, da quello che ho capito, pace. Ma se tipo trovo un villaggio qui, non ne ho idea. Tipo pure lì in fondo ne trovo uno, tipo divento felice, eh. Di botto proprio. Di botto proprio. Oh sì. Qui c'è un lago di lava. Qui c'è un praterello fiorito, che non è tanto fiorito perché... un altro fiore nuovo! Mio! Vieni qua, fiore bianco! Fiore bianco! Oh mio Dio! Sicuramente non ci darà tipo... Sì, un villaggio! Godo come i bambini poveri con le spalle coperte! Ok, ok. Abbiamo trovato un villaggio, sono felice di questo. E non abbiamo carne, ce l'abbiamo a casa che si sta cuocendo.
Oh mio Dio. Ok, casa mia è per forza quella. Non me ne fotte un cazzo. Sarà per forza quella perché mi piace troppo. Però anche questo posto non è male. Tipo, molto aperto. Ma poi vedremo. Faremo anche tipo delle strade che porteranno da un villaggio alla casa mia. Da casa mia a un villaggio. Se quello fiume. No, magari. Sarebbe stato tipo troppo epico se il fiume che sta lì, lì in fondo praticamente, tipo girasse qua e passasse in mezzo al villaggio. No, sarebbe tipo la cosa più bella che potesse succedere a un piccolo, piccolo Minecraftiano. Allora, a quanto pare non c'è la casetta del fabbro. E questa cosa non è una cosa bella, anzi, è una cosa di merda. Perché se non c'è la casetta del fabbro, non posso fabbrare le cose che fabbrano. Nel senso, non posso trovare le ceste nascoste. Quindi, sono un po' triste. Sono un po' triste. Devo indicarmi in qualche modo che lì c'è casa mia. Quindi faccio tipo così e metto questo pezzo di lana qua. La mia intelligenza supera ogni limite. Ok, andiamo qui dentro e cerchiamo. Intanto prendiamo questo grano perché mi servono i semetti. Non si sa mai. Magari tipo ce l'abbiamo i semetti. Però poi spariscono e spariscono. Ok, qui non c'è più nulla. Qui c'è tipo una crepa in mezzo al villaggio. Ma a dettagli si vede che praticamente l'hanno fatto su un posto poco stabile. Lì ci sono delle zucche che andrò a prendere subito perché mi servono. A prescindere proprio, a me servono proprio le zucchette. Appena vedo le zucche devo andarci proprio incontro per prenderle forever. Cosa sono altri? Tulipani sono questi? Colorati? Oddio, che belli! Tutti coccolosi. Io mi chiedo, ma se tipo io metto. Non ho ossa di scheletro. Peccato. Se io tipo metto il bone meal sull'erba, crescono tutti i tipi di fiori oppure solo uno? Cioè, non ne ho idea. Dovrò provarci, dovrò provarci. Qui invece un altro fiore diverso, madonna quanti! Vorrei trovare i girasoli perché mi ispirano. Vorrei anche che magari in un futuro i girasoli girassero davvero verso la parte del sole e non fosse solo una leggenda che si furono inventate tanto tempo fa quando uscì il primo snapshot. Oh sì, uguale, l'ho detto, uguale. E da quello che ho notato, per prendere i drop delle cose, fate caso a quello, devo avvicinarmi molto di più rispetto alle altre volte. Non so perché l'ho notato e mi dà anche fastidio. Perché quando vado in miniera voglio prendere un fottuto pezzo di qualcosa e non si prende perché è troppo lontano. Ok, qui c'è un altro po' di savana, non ce ne frega nulla. Qui c'è un deserto che si potrebbe superare più avanti. Quindi stangazzo, nel senso che potrei. Devo andare verso di là io. Sì, cioè nel senso, è lì casa mia. Oddio, ok, questo qui è un cre. Questa puntata durerà molto molto tanto tanto tanto. Quindi andiamo. Oddio, andiamo qui sotto e esploriamo anche questo pozzo qui dentro. Perché, cioè, ormai ci siamo. Esploriamolo, Cristo. Siamo qui, senza nulla, neanche una spada. Niente, niente. Le pecore. No! Sono polli! I polli che si incastrano lì, vero? Dettagli. Andiamo qui sotto, speriamo di non morire in nessun modo. Neanche nel modo più bello del mondo che è. Lo sapete tutti qual è il modo più bello per morire. Ci sono 100 modi per morire, 100 modi per morire, 100 modi per morire. Ci sono 100 modi per morire, 100 modi per morire, 100 modi, 100 modi per morire. Il primo modo per morire è quando stiri i pagnelli e mollette si intrecciano dai fili, magari ti sbilanci per prendere un maglione, si stacca lo stendino e cadi giù dal balcone. Per questo io non stiro, a volte anche io. Sì, basta cantare le canzoni di Fabri Fibra, che è vecchissima poi sta canzone, non so neanche come faccio a ricordarmela. Ok. Ah, non vedo un cazzo, a quanto pare. Fantastico. Oh, c'è del carbone, fantastico due volte. Visto, il primo fantastico era sarcastico. Questo fantastico invece è realmente fantasticastico. Pastico, sono mezzo spastico. Ok, allora, mettiamoci un po' così, così. E prendiamo le nostre fantastiche torce. Le posizioniamo qui sotto. Ho così tanti fiori nell'inventario che non ci sto capendo un cazzo. Ok, qui non c'è nulla. A quanto pare devo trovare una cesta con qualcosa. Vorrei anche che aggiungessero nelle prossime patch magari qualche minerale nuovo. Perché ci mi sono rotto proprio per cazzo di vedere sempre gli stessi minerali. Dopo un po' te stufi pure te. Ok, vabbè che hanno messo l'enchantamentazione. Però, cioè, ragazzi, dopo un po' stesso piccone, stesso qualcosa, ti fa rodere un pochetto il culo. Ok, io ho paura di andare qui in giro perché non voglio morire adesso. Perché se muoio qui, col cazzo che ritrovo il punto in cui ero. Ok, abbiamo del ferro. Del ferro fantastico che useremo per farci un piccone di ferro. Ovvio, ovvio, ovvio. Allora, qui non c'è nulla. Oltre che a cose che cosano. Le cose. Quello lì è uno zombie. Qui c'è qualcosa. Non ne ho idea. Scappiamo un attimo su.
Non si può vedere altri ponti. Qui si può vedere. Andiamo di qua. Ok. Yoshing la. Non esplodere. So che non vuoi esplodere veramente. So che mi vuoi bene. Ok, non sei esploso. Il tuo cadavere però sfarfellava. Sfarfellò. No. No. Ti rendi conto che sei un creeper e non puoi stare qui in mezzo? Non mi fare esplodere il ferro. Non mi ha fatto esplodere il ferro. Però in compenso mi ha dato defense. Guardate, tipo, vado qui e. Vabbè, fanculo, fanculo, fanculo. Ok. Prendiamo sto ferro e andiamo ad esplorare la continuazione della grotta potenta. Ah, io cerco di passare qui in mezzo, ma ovviamente non si può passare perché è come se fosse un blocco intero. Allora, cerchiamo di passare qui in mezzo senza farci uccidere da niente, più che altro. Ok, l'ultima torcerella. Ah, siamo uno zombie villagers. Muori. Non c'è nulla. Bello. Io sono sceso qui sotto per cercare cose. Che cosa, no? Nel senso, cose belle, fantastiche, che potrebbero aiutarmi in qualche modo nella mia sopravvivenza. Sento scheletri. Sento qualcosa che si muove. Sento qualcosa che si muove. Ok, non c'è. Non c'è nulla che si muove. Almeno non c'è nulla che si muove realmente. Potrebbe esserci, che so, un fantasma nascosto dentro. Però non c'è. Ok, ce la farà il nostro caro amico Reaper a passare qui in mezzo? Lo scopriremo nella prossima puntata.